A Roma abbiamo finalmente provato con Crit Genie il nuovo particolare progetto incentrato su disegni che prendono vita in uscita il 9 ottobre su PlayStation 4. Ecco le nostre impressioni. Looks like my first stop will be the fish market. Concrete Genie deve gran parte del suo fascino alla grafica colorata e dai contorni artigianali ispirata alle animazioni di plastilina in stop motion. Il tema centrale di questa avventura onirica è il bullismo, ma il tema non prevarica il gameplay e nelle sue sfumature concede anche nuove e interessanti interpretazioni. Il protagonista si rifugia nell'arte perché strattonato dal rapporto conflittuale con i suoi coetanei, ma i poteri che permettono ai suoi disegni di prender vita colorando e ristrutturando i diversi quartieri sottolineano anche quanto sia importante tornare a vivere le città. Gli spazi urbani del gioco e della realtà, infatti, si stanno lentamente svuotando, lasciando spazio a un degrado al quale ormai nessuno fa più caso. I disegni magici di Denska, il bambino protagonista di Concrete Genie, sono quindi anche quelli del giocatore, che attraverso una serie di strumenti creativi deve riportare colore, armonia e felicità nel mondo. Il gameplay è semplice ma non scontato. Si tratta di selezionare un elemento grafico tra quelli sbloccati e attraverso dei pennelli virtuali trasportarli sul muro che si vuole addobbare. Alcuni di questi elementi reagiscono anche alla direzione del tratto, riprendendone rette e curve sulle quali si proiettano i germogli e i nuovi rami di un albero, per esempio. Un sistema questo che consente anche a chi non sa disegnare bene di ottenere buoni risultati, lasciando al contempo il giusto margine di libertà a chi ha una maggiore vena artistica. In questo percorso artistico che ripristina muro dopo muro l'antico splendore alla città in cui vive Denska, si muove un genio che può essere disegnato con lo stesso sistema di stili precompilati e il cui aspetto ne influenza carattere e caratteristiche. In questo modo Concrete Genie risponde dinamicamente allo stile e all'umore del giocatore. La strada che il genio deve percorrere per dare continuità a tutti i disegni è però cosparsa di enigmi ambientali che vanno risolti in molti modi diversi. Disegnando cose che possono interagire con l'ambiente circostante, per esempio, o esplorando il livello fino a trovare la prospettiva giusta per il disegno giusto. Denska sa anche saltare e può arrampicarsi su grondaie e tetti con una buona agilità. In ogni caso, è molto importante spostare le diverse fonti di potere illimitato in modo da averle sempre vicino. Queste permettono per un breve periodo di tratteggiare versioni più estese e potenti dei diversi disegni a disposizione, capaci così di aprire nuove strade lungo il tracciato. In giro per i quartieri si trovano anche gruppi di monelli armati di pietre e pronti a menare le mani che possono mettere in difficoltà il povero Denska. Al momento però i bulli rappresentano più una noia che un vero e proprio ostacolo. Concrete Genie includerà infine anche una modalità per PlayStation VR che permette di disegnare in ambienti tridimensionali, come l'interno di una casa medievale o veri e propri giardini dell'Eden, nei quali il genio è libero di muoversi e interagire con il giocatore. Concrete Genie ha insomma stile da vendere, ma bisognerà vedere quanto coraggio avrà di mantenersi gioco fino in fondo, offrendo degli enigmi sempre intelligenti.